un capitolo della Costituzione che viene poco citato, forse perché l'ha sollevato Togliatti e probabilmente in quel contesto fu l'unico che propose il famoso articolo 18 sulle società segrete, perché alla luce di quello che sta accadendo, di questa uniformità che c'è all'interno della politica, dove non si capisce più chi è di destra e chi è di sinistra, c'è stato un lavorio, ma questo lavorio non è frutto solo della circolazione delle idee, ma di un modo di essere organizzato da parte della classe dominante che ogni tanto appare com'è, e più delle volte questa stessa organizzazione tende a nasconderlo, a farlo sparire nelle pieghe, diciamo, della quotidianità o della storia. E questa organizzazione, bisogna dirlo, ce lo diciamo in una città da tempo, noi come organizzazione, no, Gramsci-Berlinguer, come sezione, scusate, non organizzazione, ma sezione, ribadiamo questo termine per ricordare come ci si deve organizzare. Allora, il problema è che questa organizzazione in una città come questa, che ci sono 12 logge massoniche che di fatto decidono le sorti di questa città e della provincia. Uno dice, ma come? Sì, sì, ne parlano anche sui giornali, è uscito un articolo, diciamo, sul Tirreno, dove si dice che esistono, però non si sa dove sono, no? Guarda, c'è un'organizzazione molto democratica, no? Dove appunto l'elemento maggioritario, la logica maggioritaria viene espressa con forza e determinazione. Cioè un sistema dove la gerarchia, la volontà del capo, di colui che viene preposto a questo incarico, prevale sulla dialettica politica. Ma non è quello che sta accadendo in questi anni, dove i capi, i leader, tutti questi personaggi, no, sul modello americano, francese, no, o inglese, via di seguito, è la corrispondenza che c'è con l'organizzazione di loggia. Questo, il maestro, è colui che dà la linea e non si discute, perché se la metti in discussione rischi, no? Perché tu devi essere un esecutore dentro un progetto che ti sfugge nelle sue dinamiche generali, ma che nel tuo particolare devi portare a termine. Se questo non viene fatto, io ho lavorato 23 anni al Corriere della Sera ed ero lì nel periodo della P2, e insomma si vedevano come venivano formulate le notizie, come venivano elaborate e qual erano l'organo di comando che dava. Era Licio Gelli che dava gli input, addirittura con Costanzo piegato davanti a lui che lo intervistava e lui dava la linea politica. Ma questa cosa succede ancora oggi. Avete visto cosa è successo a Roma? In questi giorni cosa hanno trovato? Ma questo signore lavorava mica italiano, eh? Occhio nero, per il più fatto tutto che tutte le volte ritorna questa cosa, questo gioco che questi signori fanno, no? Con squadre con passo, no? Che cosa succede? Questi signori piazzati in tutti i gangli della società, nelle forze armate, nei partiti politici, nella magistratura, nella chiesa, nella stampa. Cioè, e quindi poi ti vengono a dire che vivi in un sistema democratico, no? Allora, quell'articolo non è stato messo lì a caso, è stato messo lì proprio perché facendolo diventare operativo nella società, obbligando costoro, perché noi non vorremmo fare i processi sommari a nessuno, no? Noi comunisti siamo abituati a fare i processi, a documentare le cose, poi eventualmente in caso di guerra ti fucidiamo pure, ma il processo te lo facciamo se abbiamo la possibilità, perché devi rimanere in posto, no? Come ricordo di chi sono, di cosa hanno fatto. Il problema vero è diciamo, che noi dobbiamo obbligarli alla trasparenza. Noi dovremmo arrivare a costruire, fare una battaglia per far arrivare diciamo, in modo legale, tramite appunto l'applicazione della Costituzione, che tu non puoi metterti trasversalmente dentro lo Stato e dentro le formazioni politiche. Tu devi dichiarare esattamente qual è il tuo programma politico e ti presenti all'elettorato, no? Che democraticamente può scegliere anche la versione massonica della società, però in un confronto non mascherato da repubblicano, liberale, socialdemocratico, socialippi, no? Verdi, 5 Stelle, 4 Gatti o via di seguito, no? Allora il problema è proprio questo, ma è un problema di tutto l'Occidente.
Quindi la riproposizione dell'internazionalismo come visione generale, come la capacità di dare a tutti i cittadini del mondo la possibilità di esprimersi correttamente grazie al centralismo democratico, che significa una discussione interna, no, partecipata, democratica, reale, dove poi si decide collegialmente qual è il percorso da fare con una libera votazione. Questa capacità di Togliatti di trasferire questa cosa nella Costituzione ha permesso al Parlamento di essere, no, e diciamo gli apparati dello Stato, cioè i comuni, i consigli di zona, di permettere l'espletamento della democrazia, di permettere quindi poi di fare sintesi nell'ambito parlamentare e arrivare alla formulazione delle leggi. Questa cosa è stata la più grande elaborazione, secondo me, fatta da questo grande teorico e politico che abbiamo avuto, su insegnamento però di uno che ha fatto una riflessione su come fare, come realizzare in fase di transizione questo tipo di democrazia che poi porta oggettivamente alle pratiche socialiste, che è stato Gramsci, no? Con i suoi studi che ha fatto nei quaderni. Allora, il problema è che noi dobbiamo però dare le gambe a tutto questo. E allora io dico, oggi in una città come questa, una città universitaria soprattutto, bisogna arrivare ad un confronto serrato portando questi valori per far discutere la popolazione e soprattutto i futuri anche quadri dirigenti di questa città, perché da qui vengono formati anche, no? Mi sembra che il ruolo di questa università sia... E io devo, che ho delle figlie che studiano all'università, mi dicono che il livello di insegnamento oggi passa nell'università. Le mie figlie mi hanno